fai vedere bene il glow. Yes! Yes! Ciao a tutti, sono qui oggi sul canale di Loretta, ho preso il suo posto. Sì, perché allora Vitor è un artista. Mi dicevi che sei un modello, sei anche un ballerino, mi dicevi. E in tutto questo sei appassionato di make-up. Tantissimo. Allora io lo conosco lui perché me ne ha parlato Bellamy. Bellamy, anzi, vedi, ti saluto, ti sto salutando. Vi siete conosciuti? Ah, i Face Award, Ok, Awards, ai di Face Nyx. Awards. Esatto. E niente, mi ricordo che lei mi parlava di quanto insomma tu l'avessi colpita insieme anche al tuo amico e quindi siccome io cercavo una persona che avesse dei tratti insomma di ciclo perché diciamo adesso tu sei ricolorato nei capelli però comunque sei rosso Esatto. naturale in realtà quindi Se volete vedere questo trucco, dovete continuare a guardare questo video. Ringrazio ancora un sacco Loretta per avermi ospitato qui, è stata veramente un'esperienza bellissima. ma figurati, anzi ragazzi, lascio tutti i riferimenti di Vitor nel box informazioni qua sotto, così potete vedere sia quello che ha utilizzato che anche proprio tutti i suoi social, Instagram, poi non so, mi direi tu cos'è che preferisci che io metta, se ti piace, insomma. E niente, quindi passiamo al tutorial. È iniziato? Per iniziare userò questo prodotto di Smashbox Photo Finish Foundation Primer che utilizzo per la mia pelle e vado a stenderlo su tutto il Che viso. tipo di pelle hai tu? Ho una pelle normale, né secca né oleosa. Quindi ti dura il Sì, make-up. tantissimo. Allora, io di solito parto dalle sopracciglia, uso Dirty Blonde di MAC oppure Brunette di NYX, entrambi gel per le sopracciglia, e lo vado ad applicare con questo pennello di MAC, il 208. Allora. Tantissime persone mi chiedono, visto che tu sei, anche se adesso decolorato, sei rosso in realtà, cos'è che consigli? La usi anche questa qui quando avevi i capelli naturali? In realtà sì, Ok. però il fatto che appunto io mi sia decolorato mi ha portato un po' a scurire la tonalità del colore che uso per le sopracciglia, perché anche se non sembra il Dirty Blonde di MAC è molto molto, cioè non molto, però è più chiaro, io almeno lo trovo più chiaro. Infatti quando vado a disegnarmi il sopracciglio qua sull'arco tendo a uscire ed aumentare l'arco perché mi piace molto di più e si vede che non è coperto, invece se io vado a coprire con Brunette di NYX me lo copre e anche tanto perché è più scuro, Ok, quindi quindi sì, questi sono i tuoi must have, i prodotti esattamente. E solitari posso anche uscire di casa struccato, però comunque le sopracciglia per me ci devono essere perché appunto essendo molto chiaro di viso, avendo appunto le sopracciglia bionde o comunque chiare, veramente tanto chiare, infatti se notate la differenza. Di qua non si vede niente. Tendo sempre a farmele anche se non mi trucco. C'è Anastasia Beverly Hills che il suo marchio l'ha fondato proprio su questo, sulle brow. E lei è proprio, secondo me, la personificazione del sogno americano, perché lei adesso vive là, perché lei è rumena, lei è europea in realtà. A proposito di origini, quali sono le tue? Allora, io sono brasiliano a metà, perché sono nato in Brasile, comunque ho mio padre che è 100% brasileggi, però mia madre ha origini polacche e quindi sono un misto perché se sono così bianco, con gli occhi chiari. Perché lo dici con questo viso? Perché, boh, a me piace la cultura un po', cioè mi piace anche un po' l'incarnato un po' più scuro di questo mio, Ok. perché è anche difficile da gestire molte volte. Tuo viso? Sì. Ma che fondotinta usi? Qual è il tuo must have foundation? Allora, io di solito non uso sempre il fondotinta, però quando lo uso utilizzo il Face and Body di MAC Ok. perché essendo più liquido, spaziale. Perché tantissime persone mi chiedono come faccio a mettere il fondotinta, però si vedono comunque le lentiggini. Ma In realtà, ragazzi, cioè è impossibile perché
se tu metti una, cioè il fondotinta, bene o male ti va a coprire quelle che sono le tue lentiggini, che quindi non copritele perché sono veramente bellissime, cioè apprezzatele perché io non l'ho fatto. E quindi io vi consiglio il Face and Body di MAC perché essendo molto liquido non va tanto a coprire le lentiggini come magari va a fare qualsiasi altro fondotinta, e non va a dare anche quel peso al viso, perché comunque le lentiggini, anche se le copri con un fondotinta molto coprente, si vedono comunque leggermente. Se invece volete farle vedere perché sono bellissime, appunto, vi do anche molta molta ragione, usate il Face and Body oppure non usatelo, perché comunque le lentiggini sono bellissime e non vanno coperte. Comunque, prima che mi dimentichi, sto usando il Pro Longwear Concealer di MAC, che uso per delineare le mie sopracciglia, per darle un effetto un po' più plastico, più perfetto, un po' più on fleek. Comunque, quando hai detto prima non ho apprezzato le mie lentiggini, in che senso? Che molto tempo fa, quando facevo ancora le scuole elementari, quindi vi parlo di 7 anni fa, io non riuscivo ad apprezzare le mie lentiggini, o perché appunto non mi piacevano realmente inizialmente. Poi quando ho iniziato ad apprezzarle un po' di più, mi sono arrivate comunque critiche da persone che in realtà, diciamocelo, non valgono niente, né per me, perché comunque non conosco, o perché credono di avere il diritto di giudicare quello che sono io, dicendomi addirittura, posso dirlo? Sì, certo. Dicendomi addirittura che, tra l'altro, tramite social, quindi vi dico, neanche l'intelligenza di venirmi a dire determinate cose, che comunque intelligenza mettiamola tra virgolette perché è proprio una cagata, ok? Venirmi a dire che a me avevano cagato in faccia a spruzzo, giusto per offendere quelle che sono le mie lentiggini, che al tempo, in realtà, vi dico, mi ero anche offeso, perché non avendo comunque tanta autostima di me e non, cioè, non apprezzando ancora del tutto le mie lentiggini, l'ho presa anche sul serio, mi sono pure offeso, quindi. Però in realtà non, dopo ho imparato a apprezzarle, sono la cosa più bella che io possa avere nel mio viso. Ma io te le invidio tantissimo, stai scherzando? Cioè io me le faccio a volte, me le disegno, perché sono talmente belle. Poi è molto raro vedere le lentiggini su un incarnato scuro come il mio, è difficilissimo. Esiste, però è proprio una cosa rara, o magari se c'è in Italia, io ho visto poche robe, anche per dire star mondiali, che ne so, adesso così a colpo d'occhio non è che mi viene in mente qualcuno di particolare che abbia il mio stesso incarnato con le lentiggini. No, io credo di non averlo mai visto, sai, in realtà. Magari per gli incarnati un po' più chiari, tipo un cappuccino, così sì, però il mio incarnato è un po' più difficilotto. Uso la palette di Kat Von D e vado con il colore più scuro a delineare il mio sopracciglio. Ah, quindi lo scaldi un po'. Sì, perché come dicevo appunto, mi viene difficile anche con questo colore più scuro coprire quello che è effettivamente il mio non sopracciglio, che io vado ad aumentare. Quella purtroppo non la posso utilizzare, è troppo chiaro su di me. Davvero? Sì, è chiarissimo, infatti l'ho regalata a Cindy perché... Io di solito uso il correttore di Kryolan in una shade un po' più scura di quella che è la mia, per appunto scavare il viso, e poi vado direttamente di contouring. Per il viso, se voglio fare un tra virgolette full coverage, uso Pro Concealer di MAC insieme al Liquid Illuminator di NYX, mescolati insieme, così danno un effetto molto più glowy. Io adoro un sacco, però è veramente molto molto coprente, perché questo correttore appunto non sarebbe da usare su tutto il viso, ma sulle occhiaie, sui brufoletti, sulle cose che vogliamo appunto coprire di più, perché è molto molto più forte, e io lo uso per il viso sometimes, però non sempre. E oggi appunto voglio fare una cosa molto più basic e molto più nude, e passo al correttore di Kryolan. Tu mi dicevi che tuo fratello fa body painting? Sì, ho un fratello che fa body painting, cioè almeno faceva, perché adesso non fa più niente di tutto questo.
sfortunatamente. Perché il body painting è una cosa, cioè è un mondo abbastanza difficile, come il make up alla fine, però il body painting veramente, da come me ne parlava più lui, molto molto di più, perché sono gare, sono comunque, in questi ultimi anni mi ha detto che è diventato anche molto commerciale il body painting, non è più quel faccio una cosa che piace a me perché voglio mostrare questo, cioè ultimamente i concorrenti che partecipano a determinate gare, a determinati eventi, vogliono fare quello che in realtà piace agli altri o piace al giudice o quel che è, insomma, nulla di troppo personale, quindi lui si è lamentato per questo e ha anche lasciato. Io quando ho visto quel correttore lì ho detto sì, vabbè, chiarissimo, invece tu l'hai usato per fare contouring. Sì, perché come cambia la percezione del colore, mamma mia, io non smetterò mai di dirlo. Dov'è che imparato a truccarti così bene a te? Da solo, essendo una passione comunque, non sono mai andato a scuola di trucco, di make up, sempre fatto tutto da solo, al massimo che ho guardato alcuni make up artist, influencer, molto più ho imparato molto da loro, guardando video su YouTube tra l'altro, quindi ho imparato lì e seguendo anch'io, pure io. Cioè mio fratello appunto, che comunque sa truccare, perché anche se fa body painting sa truccare. Certo. Non mi ha mai dato nessun input, ho sempre fatto tutto io da solo. Ma io mi ricordo ancora quando, allora, siccome è già la seconda volta che mi ritrovo tra virgolette intervistato su questa cosa di make up, quando feci l'intervista per ID, mi hanno chiesto quando ho iniziato a truccarmi effettivamente. E io dissi che io iniziai alle medie, quando avevo tipo i primi brufoletti, tipo dovevo coprirmi. E io ogni volta usavo un fondotinta, tra l'altro non mi ricordo neanche di che marca, ma comunque imbarazzantissimo. E io andavo solamente ad applicarlo dove avevo appunto i brufoletti. Quindi avevo il viso bianco, perché pallido proprio mio. E poi avevo questo fondotinta che tra l'altro non era nemmeno del mio colore, perché non sapevo ancora dell'esistenza delle shades. Usavo proprio quello a caso, anche delle mie amiche, e lo applicavo solo dove avevo i brufoletti. Quindi avevo queste macchioline in faccia e ogni volta le mie amiche mi dicevano: ma tu non sai metterti il fondotinta? Dicevo: no, non è vero, io me lo so mettere. In realtà non me lo sapevo mettere. Con la mia Beauty Blender vado a mettere un altro Prodi Pro Longwear Concealer di MAC sotto le mie occhiaie, perché devo toglierle in qualche modo. E essendo molto molto potente, vado a sfumarlo bene. Quindi tu non hai messo fondotinta adesso? No, zero. Io difficilmente ho visto persone con tratti somatici come il tuo, quindi con lentiggini e una brutta pelle, non mi ricordo di aver mai visto brufoli o comunque irritazioni, sì, tutto cose, quello che ci va dietro. Sì, ho sempre visto persone tutto sommato con una bella pelle. Ora con la palette Kat Von D vado a creare un po' di contouring sul mio zigomo e vado ad utilizzare il colore più caldo, no, più freddo, che è questo qui, si chiama Subconscious, e io lo trovo amazing, soprattutto per l'inverno, perché a me piace un sacco. E magari, se voglio, ogni tanto vado a mischiarlo con quello centrale, che è un po' più caldo, giusto per non essere troppo freddo anche d'estate, e lo vado a sfumare con questo pennello di Ain't Done, che è pazzesco per me per il contouring. Sai che è veramente figo quel pennello là? Io ne ho uno. Ma è morbidissimo. Allora, io ne ho uno molto simile di puro bio e spacca anche quello in legno. Ma guarda quanti stanno di questo pazzesco. Io, avendo il problema, tra virgolette, della mia fronte molto 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 spaziosa, vado a scurire anche la parte più alta della fronte, quindi tempie e attaccatura dei capelli, con sempre gli stessi due colori di prima, per creare un effetto un po' più di ristrettezza, come se avessi una fronte un po' più bassa, che in realtà non è vero. Però è solamente perché io sono fissato, sai? Cioè, io sono fissato con la mia fronte. Mio padre poteva passarmi tutto
ma non mi ha passato la fronte bassa e il sedere, cioè tu ti rendi conto, non ho sedere. Le uniche cose da polacco che potevo non prendere le ho prese, capito? Per il baking io utilizzo questi due colori, questo laterale e questo centrale, o lo stendo con questo pennello o la beauty blender normale e vado a prelevare il prodotto e lo vado a stendere qui. Yes, yes! Top ragazzi, yes! Ti hai mai fatto truccare da qualcuno tu? Spesso, perché appunto facendo il modello mi truccano. Poi tu quindi ti rivedi nel makeup che ti fanno? No! Comunque di solito mi concentro più qui, perché un effetto troppo bianco, cioè essendo molto già chiaro io, non mi piace bakeare questa zona troppo perché... perché sennò... Ma così, cioè, stai bene. Diciamo. Io questa storia... Mentre il baking agisce, io di solito faccio gli occhi. Come dicevo prima, mentre il baking si bake, io vado a preparare gli occhi e per dare un effetto molto più on fleek, molto più tagliato, senza poi dover magari, se devo fare dei ritocchi, vado con il concealer, sempre quello di prima, vado a tirare la linea, ma poi ve lo faccio vedere. Appunto, per delineare bene l'occhio appoggio questi due tipi di scotch, molto molto easy, potete usare qualsiasi tipo di scotch, però vi consiglio quello di carta perché quello adesivo trasparente va a togliere quello che è il trucco, mentre quello di carta non ne toglie così tanto, quindi al massimo dopo andate un attimo a picchiettare con la beauty blender e sistemate tutto. Comunque io oggi utilizzerò The Nubian's Palette by Juvia's. E prima... scherzone, perché prima di iniziare non dimentichiamoci che qui sono rosa e qui sono truccato, quindi vado di nuovo col mio concealer di MAC e questo vi fa da base per quello che andrete poi a fare sull'occhio. Beh raga, io sono sempre stata abituata così quando mi trucco. Se vuoi essere un vero makeup artist o un artista, per me non bisogna sempre usare cose troppo costose, bisogna usare, bisogna dare tip, soprattutto io sono una persona che dà consigli anche molto molto easy, diciamola così. Io vi consiglio un sacco questo perché ve le fa proprio top. Comunque ricordatevi di metterle bene uguali e che lo scotch non sia troppo giù del sopracciglio, ma comunque ricordatevi sempre di controllare le due estremità della sopracciglia. Se volete utilizzare anche questa palette per gli occhi, potete comunque utilizzare questo colore più chiaro anche per la base. Utilizzo di solito questo qua, che è il Levitation di Kat Von D. Così utilizzerò questa palette The Nubians by Juvia's. I don't know. Andiamo con questo colore qua, il terzo, partendo dall'alto. Spero che questo video vi stia piacendo perché io amo truccarmi ragazzi, cioè veramente grazie a Loretta sto avendo questa opportunità di truccarmi insieme a voi, perché veramente è pazzesco, molti di voi me lo chiedono anche sempre sui social, voi che magari appunto siete del canale di Loretta non mi conoscete, però la gente che di solito mi segue su Instagram mi chiede sempre di fare un video di make up o comunque una live o un get ready with me, tutte cose del genere. Però appunto io avevo un canale che però ultimamente ho notato che effettivamente non mi appartiene molto, perché ho sempre fatto cose che in realtà mi piacevano, però comunque non è mai stato sempre divertente fare, che so, la TMI tag, cose che fanno tutti, perché a me piace molto il fashion, a me piace molto il make up e appunto volevo concentrarmi anche su questo, però di questo ne parliamo dopo. Voglio rifare tutto il mio canale, voglio ripartire da zero e grazie veramente a Loretta di questa opportunità sto riuscendo a
capire che effettivamente è questo quello che mi piace fare, che vorrei fare nel mio canale, perché ragazzi il make up è spaziale. Fatto questo, andiamo con questo colore qui, questo marrone un po' più scuro, e lo andiamo a stendere alla fine della prima dell'occhio per dare più profondità al nostro sguardo. Comunque ragazzi, se c'è qualcuno di voi che mi sta guardando e è rosso di capelli, è biondo, è chiaro, ha le lentiggini ed è stato preso in giro, perché ve lo dico, io sono stato vittima di presa in giro anche appunto, come vi dicevo prima, per le lentiggini, che sono proprio delle scemenze. Voi strafottetevene, perché le lentiggini sono meravigliose. Come dicevo prima, Loretta alle medie appunto avevo la fissa di togliermele con i programmi appunto per le foto, quelle cose là che si usavano tanto tanto tempo fa, perché non mi piacevano, perché un po' mi vergognavo, perché questo, perché quello. In realtà fregatevene, le lentiggini sono la cosa più bella che potete avere, io ve lo dico sinceramente con tutto il mio cuore, e se non le apprezzate adesso, le apprezzerete più avanti. Comunque, per intensificare ancora di più lo sguardo, andiamo con quest'ultimo colore molto molto più scuro qui, giusto per approfondire bene lo sguardo. Tra l'altro ho notato una cosa veramente molto spaziale, che se sfumate a cerchio sfuma mille volte meglio, e io ve lo consiglio un sacco, sapete. Ora se volete potete pure togliere questo, e come potete vedere c'è un effetto molto più flawless. Con un normalissimo pennello che ho usato prima per le sopracciglia, che è questo qui, andrò a delineare come se fosse un eyeliner in gel la fine del mio trucco occhi. C'è un Wayne Goss, il makeup artist, consiglia di usare lo scotch. Sì, ma a me piace veramente tantissimo, come dicevo prima, è una cosa, cioè ho detto infatti che è proprio una tip, perché comunque nel make up o comunque il mondo degli artisti deve sempre un po' arrangiarsi con quel che ha. Secondo me, io ho sempre fatto così. Tanto che all'inizio, quando ancora non avevo, cioè non avevo detto a mia madre che mi truccavo così, che mi piaceva, che era una mia passione, usavo addirittura i suoi pennelli di pittura per il viso, per il viso. Comunque questo baking penso... Ma ciao. L'ha presa tua mamma? Mia mamma è sempre stata dalla mia parte, non mi ha mai criticato per... Grazie veramente mamma, che sei così speciale, che ci sono molti molti ragazzi, che appunto ne parlavo prima con Loretta, che ci scrivono, che le scrivono, che mi scrivono molte volte, che non riescono ad essere un po' più free, un po' più aperti per appunto i genitori, che comunque non appoggiano le loro decisioni, che siano sessuali, che siano di tutt'altro tipo. Veramente ragazzi, voi dovete essere quello che siete. Io ho sempre fatto così. E una cosa che non è bella da dire, però io la dico sempre a tutte le persone che mi seguono, è che molte volte, io almeno mi sono trovata bene in questa cosa, però io ho sempre trasgredito un po' quello che mi hanno detto i miei genitori, perché se era o no, per me era sì. Quindi mio padre molte volte è stato, tra virgolette, costretto ad accettarlo, e questa costrizione molte volte si può tramutare in quello che è effettivamente un, non dico adeguarsi, però riuscire a farci veramente un'idea di quello che è. Perché adesso, io non vi dico, 4 anni fa non pensavo che mio padre un giorno potesse dirmi, come ha fatto qualche giorno fa a pranzo, dirmi che io mi ero truccato bene. Cioè proprio non mi sarebbe mai passato per la testa, ma veramente mai. E invece l'ha fatto, mi ha detto che mi ero truccato bene, che sono molto bello, e mia madre mi fa sempre complimenti, e veramente è una delle cose più belle, perché quando sei apprezzata per quello che fai, soprattutto dalla famiglia, io lo trovo una cosa veramente pazzesca. Quindi ditelo, se è un no,
magari cercate di trasformarlo in un sì in determinate cose, parlando di cose non troppo serie, però comunque fatelo, andate un po' contro quelle che sono le idee bigotte, magari a volte dei genitori che comunque, essendo un po' più vecchi, per carità, è anche normale, però veramente siate sempre voi stessi perché è l'unico modo. È veramente l'unico modo. E se io non avessi scoperto il make-up, probabilmente sarei ancora a mettermi il fondotinta sul gruffoletto. E quindi veramente fatelo, perché vi sentite free. E niente. Poi piango a dire queste cose. Sai che mi hai emozionato quando hai detto quella cosa di tuo padre? Ma è bellissimo, io mi sono io. Torniamo agli occhi, perché non ho finito con un del correttore. Io adoro l'occhio come il tuo. La tipologia di occhio così incavato mi piace tantissimo. Grazie. E molti makeup artist usano spesso le persone o modelli che hanno l'occhio come il tuo, che fa più figo poi l'effetto quando viene bene. Qualsiasi tipo di effetto, smoky. Ora, dove abbiamo steso il correttore, andiamo ad applicare questo colore un più shimmer qui sulla palpebra mobile per dare un effetto un po' più luminoso. Yes! Altro. Ma guarda che figata di colore che è! Secondo me è fichissimo. Adesso ti senti i tuoi capelli per questioni di lavoro o per cambio tuo personale o... Perché... proprio mi piace cambiare spesso. Ho fatto rosa, ho fatto viola. Ora finalmente è arrivato il momento di mettermi le ciglia finte e oggi andrò a utilizzare quelle di NYX. Yes! Mentre che si fissano bene le mie ciglia, di solito io utilizzo questa matita nera di Yves Rocher per dare più profondità allo sguardo. Per non togliermi il trucco vado a tirare giù con la Beauty Blender. Scusate ragazzi! Ah, ma guarda che questo è un tip che io non avevo mai considerato, Quindi come illuminante andrò a utilizzare questo di Becca. E lo andrò a stendere con questo pennello di MAC, che è il 116. Yes! Mamma mia, scusa! Damn! Mamma mia! Io mi sono innamorato. Cioè, è meraviglioso. Con il 213 di MAC vado a mettere sempre l'illuminante. Comunque io qua mi vedo brillare, cioè non... E anche sull'angolo interno dell'occhio per dare più luce. Beh, su incarnati chiari, ragazzi, questo C-Pot is amazing, yes! Per le labbra invece utilizzerò questo di Anastasia Beverly Hills, The Ashton, ed è super, super, super divino. Ciao!